In questa puntata, consiglio straordinario sulla campagna vaccinale. Scuola di formazione politica, approvato lo statuto. Si è tenuto questa settimana un consiglio straordinario sulla campagna vaccinale. All'ordine del giorno una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, presentata dalla Lega, che non è passata per il voto contrario della maggioranza dell'Aula. Approvata invece con il voto contrario di Fratelli d'Italia, una commissione speciale per il sostegno, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale. Non ha raggiunto le 8 firme di opposizione necessarie l'iniziativa di Fratelli d'Italia per una commissione di inchiesta. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni di inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni, sperando che le dosi arrivino in numero molto più copioso di quelle che invece ad oggi ci stanno fornendo. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Giani di quelli che sono stati i servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, le dimissioni di Bezzini secondo noi era un atto dovuto, ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta, cosa che in questi mesi non ci è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Quindi noi vogliamo che questa commissione si renda partecipe del processo della vaccinazione, perché vogliamo arrivare a compimento della campagna vaccinale mettendo in primis dei paletti chiari che sono quelli della vaccinazione dei nostri anziani e delle persone estremamente fragili, e poi anche andare a capire quello che non ha funzionato e cercare di migliorarlo, perché vogliamo dare risposte a tutti quei cittadini che giornalmente ci chiamano e ci chiedono aiuto. Quello che è successo in Consiglio regionale ha dell'incredibile. Un Consiglio regionale che è durato 11 ore, le prime 10 di accuse verso l'assessore Bezzini e la gestione del piano vaccinale da parte della Giunta regionale, culminate con il voto di una mozione di sfiducia all'assessore Bezzini. Mozione di sfiducia votata da tutte le forze di opposizione, il centrodestra, compatto, e il Movimento 5 Stelle. La mozione di sfiducia non è stata approvata perché il Partito Democratico e Italia Viva hanno invece ribadito la fiducia all'assessore Bezzini. E dopo 11 ore di attacchi alla gestione della Giunta sul piano vaccinale, l'ultima ora cosa è successo? Che tutti i partiti politici, tutti meno Fratelli d'Italia,
si sono riuniti ed hanno deciso di creare una commissione a supporto dell'assessore Bezzini per aiutarlo nella gestione del piano vaccinale. Noi a questa roba non potevamo starci. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ad avviare una nuova fase del piano vaccinale, sedendoci allo stesso tavolo con l'assessore, con chi fino ad oggi ha gestito il piano vaccinale in Toscana, per avviare questa famosissima fase 2 della vaccinazione. Ma prima di avviare la fase 2, vanno individuate le responsabilità di chi ha fatto fallire la fase 1, di chi ha ridotto la Toscana a 11 punti percentuali al di sotto della media nazionale sulle vaccinazioni degli over 80. Se prima si fa chiarezza su chi ha sbagliato, dopo si può affrontare la nuova fase. Invece hanno preferito fare una commissione in cui alzeranno il tappeto, nasconderanno la polvere sotto il tappeto e da domani parleranno tutti all'unisono del nuovo piano vaccinale. Noi a questa roba non ci stiamo. Consiglio regionale della Toscana approva una commissione speciale e ringrazio i colleghi per aver sottoscritto e condiviso le mie proposte, quelle di poter dare poteri speciali a questa commissione anche in termini di indagine, possibilità di andare ad approfondire, supportare, dare sostegno e migliorare l'attività della vaccinazione, un supporto che arriva con maggioranze e opposizioni che si ritrovano unite fondamentalmente in un atto largamente condiviso, non da tutti, Fratelli d'Italia ha scelto di non dare questo contributo, però visto la Lega, Fratelli di Forza Italia, ovviamente Italia Viva, Partito Democratico e 5 Stelle, darsi una mano. Cioè non era il momento di accusare l'uno o l'altro, era provare a fare meglio. La Toscana è una regione importante, deve migliorare i livelli di vaccinazione e sono convinto che questo supporto, maggioranza e opposizione messi insieme a dare un contributo, io vorrò dare e mettere a disposizione anche la mia esperienza, le capacità, le conoscenze che ho maturato negli anni da Presidente di Commissione di Sanità, potranno dare mano e sostegno, perché poi non basta ringraziare tutti i giorni gli operatori sanitari, bisogna fare del nostro, bisogna organizzare meglio, fare meglio e cercare di fare veloci, perché dobbiamo uscire da una pandemia. Saper uscire bene da una pandemia mediante una vaccinazione di massa consente di riaprire prima le scuole, di riaprire prima le attività, di tornare a una vita normale e soprattutto di affrontare un'estate serena, lasciandosi alle spalle la pandemia. Quindi ecco, io credo che sulla vaccinazione si gioca tanto del futuro di tante persone, non tanto il futuro del destino dei politici toscani, quanto il futuro del destino di tanti cittadini. E su questo ho chiesto di mettersi, di fare un passo indietro anche alla maggioranza, di fare un passo avanti all'opposizione e provare a lavorare insieme. E credo che, insomma, che l'atto del Consiglio regionale che io avevo proposto sia stato approvato, credo che sia un atto importante che veramente segna anche un cambiamento, un metodo nuovo per lavorare insieme, per fare della Toscana una regione che possa quanto prima avere uno scatto d'orgoglio sulla vaccinazione, l'ho avuto sugli over 90, lo deve avere sugli over 80, lo può avere su tutte le categorie che appunto verranno indicate dal governo nazionale. La sfiducia che voteremo all'assessore Bezzini è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata dai tagli alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla Giunta per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini, vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Ieri il voto in consiglio regionale è stato palese ed unanime. Si è detto in Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto due toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. E soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al gratta e vinci. Per questo abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto che si facesse da un lato chiarezza su quello che è successo, sulle tante cose che in Toscana non sono andate bene.
ma dall'altro come Forza Italia porteremo in quella commissione le nostre proposte e siamo orgogliosi di dire che le proposte di Forza Italia sono state accettate anche in questi mesi ed hanno contribuito ad accelerare il percorso vaccinale ed anche a migliorare quel percorso vaccinale, perché come Forza Italia abbiamo chiesto la vaccinazione quando ci saranno le dosi 24 ore su 24. Abbiamo chiesto che coloro che hanno avuto un tumore e sono ancora oggi in follow up, cioè nell'arco dei 5 anni, possano vaccinarsi. Fino ad oggi era possibile soltanto se avevi finito la chemioterapia entro i 6 mesi. Abbiamo chiesto che gli over 80 potessero vaccinarsi anche a casa. Oggi quella possibilità è diventata realtà grazie all'impegno di Forza Italia. Abbiamo chiesto la possibilità di vaccinare i dipendenti nelle fabbriche. Oggi è possibile farlo grazie anche all'impegno di Forza Italia. Ecco, noi come forza responsabile abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale tante proposte, molte sono state approvate, quelle che non sono state approvate noi ci batteremo fino alla fine. Penso alle liste dei riservisti. Siamo stati la prima forza politica a porre con forza un tema dicendo che non buttiamo via i vaccini. Quei vaccini devono essere dati a chi ne hanno diritto, ma bisogna avere la possibilità di chiamarli creando delle liste dei riservisti. Oggi è possibile inserirsi nelle liste dei riservisti, va fatto, ma va fatto in maniera più veloce. Nella settimanale audizione in Commissione Sanità, l'assessore Simone Bezzini ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. L'attenzione si è concentrata sulle ultime indicazioni arrivate dal governo nazionale di utilizzare il vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni. Le nuove raccomandazioni ci impongono di cambiare in corsa per l'ennesima volta la nostra programmazione, ha spiegato Bezzini. Il nostro programma era di somministrare AstraZeneca ai caregiver e ai volontari, ma ora dobbiamo ripensare alla strategia per coloro che hanno meno di 60 anni, che in queste categorie sono la grande maggioranza. Il problema principale, ha sottolineato l'assessore, rimane la mancanza di consegna dei vaccini. Gli hub della Toscana stanno chiudendo perché non arrivano più dosi. Approvato a maggioranza nell'ultima seduta ordinaria del Consiglio lo statuto della Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale Alessia Ballini, che partirà dopo l'estate. Abbiamo dato seguito alla legge che era stata approvata nella scorsa legislatura, abbiamo votato una delibera che istituisce l'atto costitutivo con cui andremo a fondare una scuola di formazione politica. Il nostro obiettivo dall'inizio di questa legislatura è quello di dare risposte ai ragazzi più giovani. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori under 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Lo faremo insieme ad ANCI, insieme ad UPI, cercheremo di mettere in piedi una scuola di formazione che oltre a fornire gli strumenti definisca anche le principali azioni valoriali che la nostra regione vuole portare avanti. Sarà pronta dall'estate di quest'anno, noi speriamo di fare i primi corsi subito dopo l'estate in maniera tale da poter coinvolgere già i primi studenti nel 2021. Noi abbiamo dato veramente dei contributi importanti sotto questo punto di vista. Il direttore risulterà tra le persone che fanno già parte delle strutture dei soci fondatori di Regione, ANCI, UPI, e quindi non ci sarà un costo, un aggravio di costi ulteriori, e questo è un dato importante in un periodo come il nostro. Inoltre si cercherà di fare una buona sinergia e collaborazione con la scuola di ANCI. Inoltre posso dire che vi è proprio quella politica volta al contenimento dei costi che a noi piace. Sembra un'iniziativa della Regione Toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte, sembra soltanto una delle tante iniziative che della Regione Toscana, ma non ne trovo in questo momento né l'utilità e né soprattutto le fondamenta, le basi anche argomentative per crearla. Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300.000 euro in 3 anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato?